saluto personale della Regione Lombardia, di tutta la Giunta e gli assessori che sono qui presenti. Voglio dire tre cose. La prima, ringraziarvi per le soddisfazioni, le emozioni che ci avete dato, oltre poi quelle che voi avete provato, e anche le delusioni, ma fa parte del gioco. L'importante, come è stato detto, come avete detto, non mollare mai, e se serve anche a ripartire da zero. Si partecipa alle Olimpiadi perché le Olimpiadi sono il massimo per un atleta, poi si partecipa per partecipare e anche per vincere naturalmente, ma immagino che l'emozione di essere lì in questo luogo straordinario, in un contesto straordinario dove si cambiano tutte le regole, come abbiamo ascoltato, è una cosa che non apprezzo. Quindi vi voglio ringraziare per aver rappresentato la Lombardia e l'Italia con tanto successo, e questo ci riempie tutti noi di orgoglio. La seconda cosa, è stato accennato alla forte collaborazione che c'è tra la Regione e CONI e chi svolge attività sportive. Noi siamo molto impegnati in questa direzione, non solo per realizzare nuovi impianti, piste ciclabili, piscine olimpiche. C'è l'assessore Garavaglia in giro, c'è il problema che lui che c'ha la borsa, quindi va bene, gliene parlerò comunque. Non solo per questo, ma anche proprio per l'attività sportiva, soprattutto nelle scuole. Siamo molto impegnati in questo, perché da lì lo sport come cultura, come rispetto dell'avversario, poi io mi impegno per vincere, perché voglio essere più bravo, ma sempre nel rispetto, senza colpi bassi, dimostrando e sforzandosi di prepararsi per arrivare prima, per vincere. Questi sono i valori, non solo dello sport, ma della vita, che attraverso lo sport possono fare crescere i giovani nel modo giusto. Noi siamo molto impegnati in questo, e mi pare che la forte collaborazione con i presidenti qui presenti, e ringrazio Antonio Rossi davvero, lui due volte campione olimpico, un vero campione, che però è una persona semplice, tre volte, però adesso mi correggevo, ma neanche mi di uno degli sport più importanti, la canoa, non il canottaggio, la canoa, sì, ho rimesso così, va bene? Lui che è sempre a disposizione, ascolta tutti, è sempre presente, è questo che gli ho chiesto di fare, e lo fa davvero con grande devozione, con grande impegno, e mi pare che i risultati ci siano. La terza e ultima cosa, si è accennato alle Olimpiadi 2028 che noi vorremmo organizzare, non so se voi siete d'accordo, ma credo che piace l'idea di farlo in forma diffusa, non solo a Milano ma sul territorio. Abbiamo tante eccellenze, tanti luoghi in Lombardia dove si possono fare, cito uno a caso, il lago di Varese, dove si fanno i campionati mondiali già di canottaggio, dove c'è una pista ciclabile tutta attorno al lago di oltre 30 km, quindi lì. E adesso ne vogliamo fare un'altra attorno al lago di Seo, che sono 60 km. Ma a Varese c'è già la pista ciclabile tutta attorno al lago, quindi lì è una... io sono d'accordo, e credo anche che Stefano sia d'accordo nel candidarci, ne ho già parlato con Maragò, che ancora deve riaversi dalla sciocca di Roma 2024. Vediamo adesso, a settembre dell'anno prossimo saranno assegnate. Se saranno assegnate il 2024 agli Stati Uniti, noi abbiamo una grossa chance per il 2028, quindi cominciamo già a preparare il dossier di candidatura. Io ci tengo particolarmente, anche perché spero che nel 2028 venga finalmente messo alle Olimpiadi uno sport di cui io sono campione regionale, che finora non è stato messo, lo scopone scientifico. A maggior ragione quindi investiamo sul 2028. Grazie a tutti e complimenti a tutti.